Un'autobiografia commovente che narra la storia di resilienza di una madre di fronte alle sfide dell'essere genitore di un figlio sordo fin dalla nascita. Una presentazione che ha emozionato e sensibilizzato il pubblico presente, sottolineando la forza e la determinazione necessarie in situazioni difficili. Senso di te è prima di tutto un romanzo autobiografico, quindi una storia vera. Il fatto che sia una storia vera chiaramente coinvolge maggiormente le persone che lo leggono. Non è solo una storia di sordità, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, è una storia di accettazione, di consapevolezza e di resilienza ed è proprio questo il messaggio che voglio che arrivi alle persone che leggono il libro. Un sostegno per le famiglie che effettivamente viene riconosciuto, oggi abbiamo saputo che è stato candidato per il premio Strega, qual è la sua sensazione in merito? Allora sì, è una prima proposta per il premio Strega, di questo sono felicissima ovviamente, e c'è un grande lavoro di squadra dietro e sono contenta che nella motivazione per la proposta al premio sia stato sottolineato proprio il messaggio che dicevo prima, cioè che in ogni caso le difficoltà si possono affrontare, non ci si deve tirare indietro e soprattutto per una madre che tende ad avere il controllo su quelli che sono i propri figli, capire che a un certo punto bisogna mollare e lasciar vivere a loro la loro vita. Io chiaramente con Nicola sono stata obbligata a fare questo passaggio perché Nicola, essendo nato sordo, da piccolo ho dovuto imparare un nuovo modo di comunicare con lui, un modo fondato chiaramente sull'amore, sulla comprensione che andava al di là di quelle che possono essere le parole. E paradossalmente il fatto che poi io abbia trasferito sulla carta, attraverso proprio le parole, queste mie sensazioni, che sia arrivato così al pubblico, questa è una cosa che mi gratifica e mi rende veramente felice. La presidente di FIDAPA, Caterina Iacoviello Barresi, ai nostri microfoni ha illustrato l'obiettivo alla base dell'evento. L'idea nasce dal tema nazionale della FIDAPA, che per questo biennio, per il biennio 23-25, sarà il rispetto. L'obiettivo è di allargare lo sguardo della società, delle istituzioni, su questi portatori di handicap per una maggiore inclusione. Noi ci rendiamo conto che l'inclusione nelle scuole è ormai avanzata, ci sono degli insegnanti di sostegno validissimi, però come FIDAPA ci siamo chiesti: come mai non insegnare nelle classi dove sono presenti ragazzi con questo problema il linguaggio dei segni? Quindi questo diventerà l'obiettivo della FIDAPA sezione di Trapani e cercheremo di trovare a Trapani una scuola pilota che possa portare e realizzare questa, per ora utopia forse, non lo so.